Piacere, che piacere conoscerla di persona. Ma che bello questo. Vi faccio un po' di foto, eh. Certamente, ciao, come no. Ciao, ciao, con te. Via a Francesca. Mi spiegate come funziona? Chi sono? Ciao, bella. Vieni qua. Erminio. Incontra Domenico Zollo. Sì, sì. Dopo facciamo un po' di foto con tutti e mi dite i nomi, così io mi metto i nomi, right? Allora, Francesca. Va bene, buonasera a tutti. Siamo qui di nuovo dopo un poco di ritardo per motivi tecnici, ma siamo con noi. Come la radio questo paio di settimane sta parlando tanto, che stasera avevamo una ospita internazionale. Restate con noi perché fra pochi minuti vi diciamo chi è con noi. Allora, sto parlando della bellissima Francesca, cara Francesca. Ma voi non buonasera, benvenuta. Ciao Giovanni, ma io sto arrossendo. Posso rimanere qui ad Adelaide? Sì, sì, stai con noi. C'è una stanza vacante. No, ci sono tante stanze. Che tante mi faccio la mia stanzetta. Mamma mia. Ti diamo subito il programma. Grazie di questa presentazione. Allora, saluto gli ascoltatori perché oggi ero in automobile con due miei amici, la signora Nella e Gino Santo, e ascoltavo questa radio. E loro mi spiegavano quanto è importante per la comunità italiana. C'era Leonora in onda, ma vedo qui le due signore, sono fantastiche, bravissime, Bianca e Rosina, complimenti. Grazie, grazie. Voi dovreste vederle perché fanno tutto da sole. Praticamente fanno mixer audio, probabilmente selezione di musica, e scrivono anche come autrici i testi, quindi complimenti. Allora, senti, prima vogliono sapere chi è questa Francesca. Mica c'è? Ah, ci abbiamo un paio di telefonate, andiamo a prendere Francesca. Pronto, buonasera. Buonasera Giovanni. Chi è che parla? Rita. Oh, Rita, uey, buonasera. Buonasera. Tutto a posto e ma niente tu, in ordine. Ma tu sai chi ci abbiamo qui? Io proprio per quello ho chiamato, la volevo salutare perché io guardo sempre i tuoi programmi. Come stai, bella Francesca? Un abbraccio. Ciao, come va? Bene, bene. Io ti guardo sempre alla televisione perché c'ho la Rai. Sì, yeah. Yeah. Mi piace quello che fai, sei in gamba. Grazie. Dove vivi? Dove vivi? In Adelaide. Yeah. Vicino al mare. Ma John, tu conosci uno a uno tutti i telespettatori? No, fammi capire. Cioè, sì, sì. Alla palla di vetro qui. Com'è vestita adesso, John? No, non sono vestita, però ti posso dire la stessa statura tua. È molto bellina, molto carina, molto simpatica. Bene, è una ballerina. È una ballerina. È una ballerina, davvero. Ma, ti credo. No. Grazie. Ciao. Ciao bella, buon divertimento. Ciao. Continuo ad ascoltare. Ciao. Ciao, ciao. Ah, c'è un'altra telefonata, andiamo a prenderla. Andiamo, è bellissimo, no? Forza, buongiorno, forza. Buonasera. Buonasera. John, scedate. Ma scedate, voglio. Commosso, pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Chi è che parla? Sono Giuseppe Addab, il sindaco di Molinara. Buongiorno. Ragiono Giovanni. Buongiorno. Dall'Italia ci sta ascoltando in streaming. Oh. Buongiorno, il sindaco. Signor sindaco di Molinara, provincia di Benevento. Buongiorno. Sì, io do un caloroso buongiorno a tutti, a voi in particolare, e a tutti i campani che stanno in ascolto in Australia. Grazie. Un buongiorno caloroso. Signor sindaco, proprio l'altra sera ne parlavamo con alcuni amici vostri, grazie della visita che siete fatto a Benevento, stavamo insieme, vi aspettiamo in Australia e stanno tutti aspettando stasera, ma noi stasera sul nostro programma ci abbiamo una personaggio italiano, che conosciuto. Ma il sindaco conosciuto. Non mi conosce, però, perché in Italia è un non peccato. Si vede da internet. Ecco, cioè, signor sindaco, lei mi conosce? No. Dica la verità, signor sindaco, non c'è problema. Mi conosce il nome, o no? Il nome. Francesca Alderisi, mi conosce? Se io dico Sportello Italia, cara Francesca, no.
Sportello Italia? No, dico, esatto. Sinceramente non conosco. Sai, John, questo mi piace questa domanda, perché tanti telespettatori italiani nel mondo mi chiedono: Francesca, ma noi domandiamo ai parenti che non ti conoscono. Allora spieghiamo, sì. Io ne approfitto, salve signor sindaco. Sì, sono salve, una conduttrice salve. RAI che lavora da circa 20 anni per il canale nazionale che trasmette alcuni programmi autoprodotti poi per gli italiani nel mondo. Quindi RAI International, che poi diventa RAI Italia da qualche anno. Quindi i nostri 10 milioni più o meno, credo, di abbonati sì. guardano RAI Italia, in cui possono vedere alcune trasmissioni di RAI 1, RAI 2, RAI 3, telegiornali, bene. Un posto al sole, via dicendo, bene, programmi bene. E alcuni programmi autoprodotti proprio con diciamo lo scopo di essere vicino alle comunità italiane nel mondo. Quindi io dovrei essere, non sta a me dirlo, un volto molto noto alle comunità italiane, o no, John? Sì, dico, molto. No, io non lo so, dite voi, io non mi vedo in Italia, perché io lavoro dall'Italia. Sì, tu non vedi. Quindi a me però, in Italia non mi conosce nessuno. Però 50, Nemo, profeta 50 milioni di italiani sparso per il mondo. Dalle stime sono 80 milioni italiani 80 discendenti, milioni, ecco. Discendenti, Però la comunità più grande è quella in Australia, infatti c'era un club ad Adelaide proprio di Molinara, poi succede questo, che man mano nascono i figli, cambiano le generazioni, chiaramente subentra un certo distacco rispetto a quello della terra natale. Lei è mai venuto in Australia? Io non sono mai venuto, il mio impegno è quello che l'anno prossimo, il 2017, sarà l'anno buono perché venga anch'io in Australia. Quindi, vi aspettiamo! Questo è l'impegno. Poi ci tenevo innanzitutto a cogliere questa occasione di intervenire in diretta via radio per ringraziare innanzitutto il Club Campania, poi per quello che è stato fatto per la nostra provincia di Benevento, colpiti dall'alluvione del 15 e del 19 ottobre dello scorso anno, proprio l'11 novembre di quest'anno, quello che Giovanni di cui ne parlava prima, questa inaugurazione della palestra dell'Istituto di Ragioneria di Benevento, Salvatore Rampone, grazie ai contributi che sono stati raccolti in Australia, i ragazzi, gli alunni della scuola superiore della Ragioneria Salvatore Rampone hanno di nuovo la palestra che era stata letteralmente distrutta dall'alluvione. E di questo, insomma, ne siamo veramente orgogliosi, e un ringraziamento da parte mia di cuore a tutti quanti i concittadini e i conterranei che si trovano in Australia, che sono molto generosi, è vero quello che lei dice. Un'altra operazione è stata fatta anche nella nostra vicino paese San Giorgio La Molara, dove i cittadini di San Giorgio La Molara hanno contribuito per rimettere in piedi una strada che era stata distrutta dall'alluvione. Quindi questa generosità che hanno dimostrato i nostri conterranei in Australia è veramente. E allora le faccio una proposta, sindaco. Questo è tutto in diretta, quindi, ma visto che io sono stata madrina di un monumento all'emigrante a Montella, avete mai pensato? Nonché ho portato avanti tutta una pratica durata 7 anni per avere la prima targa toponomastica in Italia dedicata agli italiani nel mondo. Quindi a Roma abbiamo un giardino degli italiani nel mondo. Avete mai pensato di dedicare un monumento, qualcosa nel vostro paese agli emigranti, magari d'Australia? Perché ce ne sono tantissimi. Questa è una bellissima idea, e proprio che io vengo a fare la madrina, se si farà. Come? Con molto piacere. Guardi, Francesca, senta, non è una bella idea? Direi di sì. Sì, io ti dico la verità, Francesca, il giorno che è stata inaugurata questa palestra a Benevento, donata dai cittadini australiani, ho pensato un po' al mio paese, ho pensato ai tanti molinaresi che vivono in Australia, al legame forte. Io so che in questo momento, e saluto veramente in modo caloroso ai molinaresi che in questo momento ci ascoltano via radio, voglio dedicare l'impegno. Sì, il mio impegno è solenne, in diretta via radio davanti ai molinaresi. Bravo. Nel borgo antico di Molinara sarà dedicata una struttura agli immigranti
in Australia. Facciamo un applauso. Bravo, bravo. Sai che poi adesso bisognerà, almeno questo io dico per esperienza, raccogliere fondi, ecco, scegliere l'artista, perché pure lì, però sono certa che saprà fare al meglio il tutto. Bene, no? Non ti dimenticare, signor sindaco, di poi, quando succede, di invitare a Francesca lì a Molinara. Esattamente. Modo più assoluto. E non facciamo passare troppo tempo. Ecco. Perché sa com'è? No, io amo l'Italia, il mio paese, guai chi me lo tocca, però i tempi italiani qualche volta sono un pochino biblici. Sono biblici. Quindi vorremmo una comunità ancora tutta presente. Allora, signor sindaco, qui noi siamo tre che apparteniamo delle radici di Paduli. Il giorno di 11 di novembre siamo stato con il sindaco e tutta l'autorità di Paduli, questo progetto degli emigranti, il comune di Paduli l'aveva già parlato 3-4 anni fa, e vengono proprio in Australia una grande delegazione il 2 settembre del prossimo anno, proprio per sigillare questo monumento degli emigranti nell'entrata di Paduli. Quindi siamo a due monumenti già. Sì, due monumenti con una fava, due piccioni con una fava, due monumenti con una telefonata abbiamo fatto. Una telefonata. Beh, grande. Sono molti in Italia. Ce ne sono molti. No, ma è importante. Non c'era però una strada che riunisse tutti gli italiani nel mondo, quindi di questo io vado fiera, scusate se un po' tiro l'acqua, però Roma ha la prima targa dedicata agli italiani nel mondo, quindi adesso non pensiamo al paese, alla regione, ma proprio all'italianità. Sì, a tutti italiani. Se passate per Roma andatela a vedere perché è bellissimo. Allora, noi ci stiamo zitti, date il saluto a tutti i vostri paesani che vi stanno ascoltando. Arrivederci, buona giornata. Continuate, grazie, sindaco. Io vi saluto a tutti, saluto a tutti i campani in Australia, i sanniti, ma in modo particolare, concedetemi di salutare a tutti i molinaresi. Buon Natale, ciao, buon anno. Ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao.